Allora, continuiamo questo esercizio passando al secondo diagramma, al secondo punto che ci era richiesto dal testo, che raccoglie ovviamente il modello di processo. Processo in questo caso relativamente lineare, relativamente semplice, che modelliamo ovviamente con un diagramma dell'attività, uno o più diagrammi dell'attività. Anzi, come prima cosa chiediamoci proprio da quale punto di vista convenga descrivere il processo. No? Direi che il testo si articola descrivendo il ciclo di vita di un ordine, cioè da quando l'ordine viene fatto, quando poi viene accettato, pagato, prelevato, eccetera, eccetera. Quindi sembra che questa sia anche per noi, nel diagramma dell'attività, nella descrizione del processo, sia il modo migliore forse di modellare questo processo. Piuttosto che non dover fare magari un processo separato, uno per il cliente, l'altro per chi prepara il cibo, l'altro per chi lo consegna, e poi doverli coordinare in qualche modo. Quindi cerchiamo di prendere la via più naturale, no? Quella più diretta. Quindi cominciamo a costruire un processo che rappresenti lo svolgimento principale di questo scenario, che è quello della presa in carico di un ordine e fino al suo completamento, fino alla sua consegna. E poi vedremo se ci saranno anche altri processi che ci servono, no, da complemento a questo. Quindi questo diagramma dell'attività lo potrei chiamare gestione ordine, e da questo punto di vista decidiamo che il token gestito da questo processo rappresenta il ciclo di vita di un singolo ordine. Ciclo di vita. Quindi un singolo ordine che viene gestito probabilmente da attori diversi, adesso andiamo a scoprirli, chi interviene in questa gestione. Immaginiamo che venga creato un nuovo token che parte dal nodo iniziale ogni volta che viene creato, che stiamo per creare un nuovo ordine. Qualche cliente chiede di creare un nuovo ordine. Quindi questo token si porterà dietro tutte le informazioni che sono collegate alla classe ordine, perché questo è di fatto ogni nuova riga, ogni nuovo elemento, ogni nuova istanza della classe ordine è il contenuto del token che viaggia nel processo, che parte poverino vuoto, senza molte informazioni, e poi via via che va avanti si riempirà di tutte le informazioni che sono qua rappresentate, come informazioni relative all'ordine. Quindi quando parliamo di ordine qua e quando parliamo di ordine qui, stiamo dicendo la stessa cosa, stiamo facendo riferimento allo stesso oggetto, no? Quindi non è una parola nuova che ho inventato, è qualche cosa che so bene che cos'è, fa parte del sistema informativo e so quali informazioni porta. Semplicemente per poter sviluppare il progetto, no, affinché il sistema informativo possa erogare il servizio essenzialmente, consegnare le cose, questo ordine deve sottostare a una serie di fasi in cui i suoi dati, le sue informazioni cambieranno. Quante volte viene eseguito questo processo? 100 volte al giorno, se in un giorno ci sono 100 ordini, ogni volta con un token diverso, tanto per puntualizzare di cosa stiamo parlando. Ok? E allora, da dove partiamo? Partiamo, ogni cliente registrato può collegarsi al sistema e scegliere da un menu i piatti che vorrebbe ricevere per comporre un ordine. Quindi la prima cosa che succede è che un cliente sceglie i piatti di cui vuole comporre l'ordine. Partiamo da qui.
Partiamo dal fatto che il cliente sceglie i piatti, compone l'ordine scegliendo i piatti. Non mettiamo il cliente si registra, fa login al sito o altre cose. No, sicuramente non il cliente si registra, perché abbiamo appena detto che questo processo viene eseguito 100 volte al giorno per ogni nuovo ordine, non è detto che ogni volta che faccio un nuovo ordine mi debba riregistrare al sito da capo. Quelli eventualmente saranno processi a parte, che vengono eseguiti una volta sola per ogni utente, non una volta per ogni ordine. Quindi hanno token diversi, hanno numerosità diverse. Quindi qui partiamo da un'azione in cui il cliente sceglie i piatti. Sceglie i piatti per comporre il suo nuovo ordine. Possiamo essere più dettagliati, che comporranno un nuovo ordine. Io nuovo l'ho scritto in maiuscolo perché, se ci ricordiamo, avevamo la volta scorsa deciso quali sono i vari stati in cui l'ordine si può essere. Quindi sto dicendo che il fatto che il cliente scelga i piatti fa sì che venga creato un oggetto, un nuovo oggetto di tipo ordine, il cui stato sia nuovo. Posso scriverlo così, diciamo così, in forma più abbreviata, se volessi essere più prolisso, ma diciamo così, se non è necessario, non lo consiglio, aggiungerei un'altra azione che potrebbe leggere qualcosa come il sistema informativo crea un nuovo ordine con stato uguale nuovo. Dopodiché qui non siamo a livello di dettaglio delle narrative dei casi d'uso in cui è necessario, no, andare ad alternare le azioni del cliente e del sistema informativo. Noi possiamo pensare che questa azione qua, che deve essere fatta ovviamente, sia già descritta qua dentro. No? Ricordiamo cosa vuol dire un'azione nel diagramma di attività. Il diagramma di attività è un'azione che compie il sistema informativo sempre con la collaborazione, a volte, di un attore, di un utente, in questo caso utente identificato come cliente. Ok? Quindi ricordiamoci solo, perché è diverso rispetto ai casi d'uso. Quando qui c'è scritto cliente fa cose, in realtà c'è sempre scritto, sottinteso, il cliente con il supporto del sistema informativo fa queste cose, o il sistema informativo permette al cliente di fare queste cose. Qui stiamo specificando cosa fa il sistema informativo sempre. Il sistema informativo permette al cliente di fare queste cose. Quindi non è necessario, quando io dico che il cliente sceglie dei piatti, dire poi che il sistema informativo memorizza questi piatti. Perché il fatto stesso di scegliere questi piatti da parte del cliente fa sì che, significa che il cliente li ha scelti sull'interfaccia che il sistema informativo gli ha dato. Quindi il sistema informativo lo sa già quali piatti sono stati scelti. L'azione di sceglierlo e l'azione di memorizzarlo sono la stessa. Non è che lo sceglie in mente sua il cliente e poi lo dice al sistema informativo. Mentre lo sceglie, lo sta scegliendo già sul sistema informativo, già nell'interfaccia. Okay? Quindi in generale azioni di questo genere sono quasi sempre ridondanti, inutili. È ovvio che se io ho inserito un dato, questo dato viene salvato dal sistema informativo, che lo sto a dire a fare. E se invece quando lo inserisco non lo inserito nel sistema informativo, il sistema informativo non lo potrebbe comunque salvare perché non lo conosce. Quindi, no? Quindi queste cose qui lasciamole, non dico sottintese, perché non stiamo sottintendendo qualche cosa che andrebbe detto, l'abbiamo già detto qui. Nel fatto che il cliente fornisce un'informazione, significa che quell'informazione è salvata nel sistema informativo. Okay? Quindi queste cose qui non mettiamole. Il cliente sceglie i piatti che comporranno un nuovo ordine. Dopodiché cosa fa? Cosa succede? Per ogni piatto il cliente può vedere il nome, la foto, una descrizione, gli ingredienti,
Inoltre per ogni piatto è noto il tempo di preparazione. Allora, queste cose qui ci servono? Dipende dal livello di dettaglio a cui possiamo andare. Io qui ho cercato di cavarmela semplicemente dicendo il cliente sceglie i piatti, punto. Se volessimo dettagliare il processo di scelta dei piatti, dovremmo dire che il cliente visualizza i piatti, guarda e vede i dettagli, e sceglie, seleziona, spunta i piatti che vuole con le relative quantità e così via. Allora, se ci interessa dettagliarlo, probabilmente lì dovrò anche fare un po' di permettere all'utente di poter inserire, poi magari togliere, rimettere, modificare i piatti che ha scelto. Questa parte di composizione della scelta, se la voglio dettagliare, mi converrà a dettagliarla in una attività complessa separata. È inutile che vada a complicare il processo primario. Qui è chiaro cosa succede. Poi, se questa scelta dei piatti è una cosa più che percepiamo, che secondo noi è più complicata, è complicata e merita di essere analizzata, allora facciamo un diagramma a parte, trasformando questa non in un'azione semplice ma in un'azione complessa, e poi avendo a questo punto il diagramma in cui vado a spiegare come avviene questa scelta dei piatti. Posso sempre farlo in un secondo momento, anche come, fatemi dire, strategia di uso del tempo che abbiamo all'esame. Io faccio prima un diagramma generale e poi eventualmente vado a dettagliare alcune parti, anziché cercare di fare subito all'inizio una cosa che sia omnicomprensiva, no? Se andiamo avanti top down riusciamo poi a spendere il tempo per dettagliare le parti che ci risultano più utili. Quindi per ora io lascerei così. Diciamoci, se poi abbiamo tempo eventualmente lo dettagliamo. Questa seconda frase invece, per ogni cliente noto l'indirizzo di casa, non ci serve per nulla. In realtà questa è un'informazione che era già nota prima, ma non ci dice cosa fa il cliente, no? Ci dà un'informazione che abbiamo già usato, questa informazione, per creare la classe cliente. E poi dopo, quindi, solo dopo, ricomincia a parlare dell'ordine. Il sistema mostra il costo totale e il tempo stimato di consegna basato sui tempi di preparazione dei piatti contenuti. In funzione, bla bla bla, ci dice come fa a farlo. Il cliente può confermare l'ordine e quindi procedere al pagamento con carta di credito. Allora, a questo punto noi abbiamo due momenti separati. Uno in cui il sistema informativo calcola e mostra il costo. E poi il cliente lo può accettare o no. Ok? Quindi la prima parte di calcolo del costo lo potremmo inserire in un'azione che viene fatta autonomamente dal sistema informativo, mentre quella di visualizzazione ed accettazione del preventivo viene fatta invece in un'azione che coinvolge l'utente. Quindi io dico che il sistema informativo calcola il preventivo ed il tempo di consegna previsto, no? Il costo e il tempo, giusto? Il costo totale e il tempo stimato di consegna, queste due cose. E poi, a questo punto, il cliente visualizza il preventivo e decide se accettare. Il visualizza non lo posso mettere qua nell'azione di calcolo del preventivo, perché abbiamo detto che è un'azione che fa il sistema informativo in autonomia da solo, quindi a chi lo visualizza se c'è lui da solo, no? Mentre invece qua c'è il cliente che va a interagire di nuovo a questo punto vedendo questo preventivo. Queste azioni le ho collegate tutte e tre in sequenza,
perché non è possibile immaginare nessun tipo di parallelismo, nel senso che il preventivo non lo posso calcolare finché i piatti non sono stati scelti. E il preventivo non può essere accettato fino a quando non è stato presentato e calcolato, quindi non ho possibilità di fare cose in parallelo adesso. Sono obbligato a imporre una sequenza. A questo punto ci sono due casi. O il cliente lo accetta o non lo accetta questo preventivo. E quindi avrò un rombo di scelta che si basa sul fatto che il cliente abbia accettato oppure non accettato. Se non accetta, fine. No? Se riesco a metterlo questo qui. Non accetta. Ops. Se invece il cliente accetta, vado avanti. Questa è un'interpretazione mia. Il testo non mi dice che cosa succede se il preventivo non viene accettato. Io posso dire, vabbè, non accetta, esci, come ho fatto qua, oppure potrei dire, ma non accetta, allora magari puoi andare su a modificare i piatti togliendo qualche cosa. E allora questa freccia torna su e permette all'utente di modificare le proprie scelte. Ma, se invece accetta, cosa succede? Ah, ecco, una nota. Non possiamo, non potremmo, non avremmo potuto mettere questo blocco di scelta direttamente dopo questa azione. A volte si vede come errore, il sistema informativo calcola il preventivo e poi blocco di scelta, l'utente accetta, l'utente rifiuta il preventivo. Come se l'utente lo accettasse o lo rifiutasse dentro il blocco di scelta. Il token entra qua, qua l'utente pensa e decide se uscire di qua o di là. Ecco, non è così come che funziona il blocco di scelta. Il blocco di scelta è un blocco che viene eseguito, interpretato dal sistema informativo da solo, in tempo zero, sulla base di informazioni che devono già essere note. Quindi io devo già sapere cosa ha deciso il cliente qui, prima di entrare nel rombo. Perché una volta che sono entrato nel rombo devo istantaneamente decidere da che parte uscire. Quindi il rombo può lavorare solamente su informazioni che ci sono già, che il sistema ha già. A valle di questo blocco il sistema non l'aveva ancora, queste informazioni. Quindi è necessario avere un blocco in cui l'utente esprima la propria scelta. Okay? Una roba abbastanza frequente è fare delle scelte su informazioni che non sono state acquisite dall'utente. Prima acquisisco l'informazione e poi modifico l'esecuzione del processo sulla base dell'informazione che ho acquisito. Allora, se lui mi risponde di sì, dove eravamo, il cliente può confermare l'ordine, sì, e quindi procedere al pagamento tramite carta di credito. Dopo che il pagamento è dato a buon fine, l'ordine può essere passato alla cucina. Allora, qui in poche parole condensa diversi passaggi. Allora, la prima cosa che possiamo dire è che se il cliente ha accettato, io posso dire che il mio ordine non è più in stato nuovo, ma in stato confermato. E quindi in attesa di pagamento. Quindi questo lo posso scrivere, che il sistema informativo marca l'ordine come confermato. Questo se l'utente accetta. Questa è una cosa che possiamo fare subito. Dopo l'utente pagherà il corrispettivo dovuto su quest'ordine confermato
Quindi abbiamo l'utente, il cliente paga con carta di credito. Ecco, di nuovo questo, il cliente paga, è il candidato ad essere magari un'attività complessa. Perché magari il processo di pagamento significa prendi il cliente, acquisisci i dati, mandalo sul sito della banca o altre cose. Ma comunque questa attività complessa, in questa fase ci interessa quando la può fare e quando è finita. Se poi vogliamo aggiungere altri dettagli lo facciamo in un diagramma separato. Dopo che il cliente ha pagato, solo dopo che il cliente ha pagato, il sistema informativo può marcare l'ordine come pagato. Marca, contrassegna, ecco, usate il verbo che vi suona meglio. E quindi nel nostro ciclo di vita dell'ordine siamo arrivati qua. A questo punto avviene una cosa il pagamento è che è spezzata tra questi due paragrafi. Il pagamento è andato a buon fine e l'ordine può essere passato alla cucina, ossia l'ordine è pagato. Quando il personale della cucina prende in carico l'ordine, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo quando il personale della cucina prende in carico l'ordine? È che in qualche modo questo personale della cucina deve dire al sistema informativo che ha preso in carico quell'ordine. Quindi c'è un attore in più qua che non è più il cliente, ma è il personale della cucina che probabilmente avrà un'interfaccia in cui c'è l'elenco degli ordini confermati e pagati, quindi che possono essere iniziati, di cui può iniziare la preparazione. Quindi a un certo punto dice, ok, io comincio a preparare quello. In quel momento quell'ordine passa dallo stato pagato allo stato in preparazione. Allora, questo chi lo fa? Quindi lo fa la cucina, che sarà un attore, lo chiamiamo cucina, sarà un operatore all'interno della cucina, prende in carico l'ordine, che viene marcato come in preparazione. Giusto? Quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia, quindi quello che abbiamo appena fatto, quindi il personale di cucina l'ha detto e io mi registro lo stato dell'ordine che è arrivato a questo punto in preparazione. Ma quando avviene questo, il sistema deve inviare un messaggio al cliente comunicando la spedizione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quindi, il sistema informativo stima il tempo di consegna, e poi lo invia all'utente. Invia al cliente messaggio con stima del tempo. Questo mi è venuto male. C'è un'informazione che a questo punto esce dal sistema e attraverso canali esterni rispetto al sistema informativo raggiunge l'utente. Perché parlo di canali esterni? Ma perché l'utente, dopo questa azione, dopo che ha pagato, si stacca dal sito.
ordinato, confermato, pagato, boh, spengo il computer e aspetto che arrivi il cibo, comincio a apparecchiare il tavolo. Quindi le informazioni sullo stato di avanzamento dell'ordine non arrivano sul sistema informativo direttamente, perché l'utente non è più davanti al sistema informativo. Io potrei avere una pagina in cui c'è scritto adesso ti stiamo spedendo l'ordine, eccetera, ma non è detto che l'utente la tenga aperta, anzi molto probabilmente non gli frega niente. E quindi invio quell'informazione non sotto forma di azione, come facevo prima, il cliente visualizza il preventivo. Io ero sicuro che il cliente fosse lì e avevo bisogno della sua interazione. Qua invece gli mando informazione, tanto ho la mail, ho il cellulare, gli posso mandare l'informazione che presumibilmente lui leggerà, oppure non leggerà, non lo so, perché magari ha spento il cellulare. Ma non mi interessa. Il mio obbligo era quello di mandargli un avviso, io gliel'ho mandato e poi vado avanti. Tanto non ho bisogno più di lui. Quindi questo segnale viene mandato, non mi interessa come venga ricevuto, se venga ricevuto, di sicuro non viene ricevuto dal mio sistema informativo. Verrà ricevuto dal suo sistema di posta, verrà ricevuto dagli SMS del suo cellulare, ma che è un altro sistema informativo che non sto progettando io. Poi, pardon, siamo arrivati qua. Quando il personale di cucina consegna i piatti al reparto consegne, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando la spedizione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quindi di nuovo la stessa cosa, abbiamo di nuovo un operatore del sistema, che può essere sempre quello della cucina, che dice che la preparazione è completa e quindi l'ordine viene passato allo spedizioniere, ma in particolare andrà nello stato in consegna. Quindi abbiamo di nuovo un'azione simile a questa, la metto qua a fianco, in cui dice la cucina non prende in carico l'ordine, ma ha completato l'ordine, che viene marcato quindi come in consegna. Il sistema informativo a questo punto stima di nuovo il tempo di consegna e manderà di nuovo un messaggio al cliente, un secondo messaggio. Quindi dopo questa prima cosa, l'ho messo qua a fianco per parallelismo, si ripete una cosa simile però sul passaggio successivo, no? Dimmi. Perché i passaggi di stato, diciamo, quando c'è la cucina l'abbiamo fatto in un'unica azione, mentre prima abbiamo detto SI marca l'ordine come pagato? Allora, perché il passaggio di stato qui l'ho indicato all'interno dell'azione, mentre qua invece ho un'azione separata? Sì. Ma perché io questa ho ipotizzato che in un secondo momento la potremmo espandere come attività complessa. Ah. Ok? Quindi se... come attività complessa io questa probabilmente la modificherò dicendo alla fine qua con un rombo di scelta ha poi pagato o non ha pagato, e allora solo se ha pagato marco l'ordine come pagato, quindi per questo motivo, per scorporare questa, la vedevo come un'attività più complicata, quindi la volevo tenere separata, altrimenti a questo livello qui effettivamente non c'è motivo di trattarli in modo diverso. Ok, cosa abbiamo ancora? Il personale ha detto la consegna, quando ha affidato i piatti al cliente, quindi qua concedetemi che l'italiano non scorre benissimo, ma segnala la conclusione dell'ordine. Quindi abbiamo un'ulteriore azione da parte di un attore ancora diverso, che è il personale ha detto la consegna, che a un certo punto semplicemente segnala la conclusione dell'ordine. E quindi abbiamo un'altra azione, magari alziamo queste cose, oh che brutta che è venuta,
abbiamo ancora il personale di consegna, come lo chiamo? Personale addetto alla consegna. Conferma, cosa dice la... conferma la consegna, scusate, non riesco a non mettere una ripetizione, e l'ordine è concluso. Concluso. E quindi questo processo tranquillamente può finire. Ok? Ci rimane l'ultima frase che dice che però il cliente in qualunque momento può collegarsi al sistema e conoscere lo stato del proprio ordine e il tempo di consegna previsto. Vabbè, lo stato dell'ordine. Dove la mettiamo sta roba? Ci vuole un'azione da qualche parte con scritto cliente controlla lo stato dell'ordine. Si collega al sistema, è ovvio, ma quando è collegato al sistema controlla lo stato dell'ordine. In qualunque momento. Allora, di sicuro non la mettiamo qua sotto, anche se è scritta dopo, ma non viene fatta dopo. Può essere fatta prima, durante o dopo. Uno potrebbe pensare, ah ma mettiamo un'attività parallela, no? Dopo che il cliente ha confermato l'ordine, magari a questo punto qui, mettiamo un bel fork a cui agganciamo un'azione cliente controlla ordine. Da un lato e dall'altro, vabbè, continuerò, pardon. Io con le frecce, no. Allora. Quindi anziché andare dalla conferma dell'ordine, oh pardon, questa cosa non la devo fare qui, devo fare dopo che ho pagato. Una cosa del genere, no? Quindi vuol dire che da questa parte ho il token che mi porta avanti il processo che abbiamo visto, ma dall'altra in parallelo ho la possibilità per il cliente di controllare l'ordine. Ovviamente se faccio questo non devo mettere una join in fondo che riunisca i due flussi. Perché se mettessi una join in fondo, per terminare il processo dovrei aspettare che il cliente abbia controllato l'ordine. E non è detto che lui lo faccia. Non è detto che lui effettivamente controlli l'ordine. Io non voglio obbligare il cliente a controllare l'ordine. Voglio permettergli, se vuole, di farlo. Se non lo vuole fare, va bene.
Se non l'ha fatto, io non vado a bloccare il token principale aspettando che arrivi il secondo token da qua. Ok? Esatto, esatto, questo è il punto che volevo fare. Il problema di questa soluzione è che se facciamo così il cliente può controllare l'ordine, può, non deve, controllare l'ordine una volta sola. Giusto? Perché io arrivo qua, il cliente controlla l'ordine e poi io non ho ancora detto dove lo mando il token da qua, ma presumibilmente chiudevo un processo. E se lo voglio controllare una seconda volta, dovrei riuscire a riportare il token sopra. Lo posso fare prendendo un blocco di scelta, mettendolo qua in mezzo, spostando in su il fork e facendo in modo che il cliente, dopo che ha controllato l'ordine, possa tornare su a rifarlo. Un mulinello in cui lui gira quante volte vuole. Ok? Quindi si marca l'ordine come pagato. Fork che genera un nuovo token, questo token va a finire nell'attività cliente controlla ordine, dopo che il cliente ha controllato l'ordine il token ritorna all'ingresso, quindi se l'utente vuole può controllare una seconda volta e poi una terza e poi così via. Fino a quando questo token esiste? E fino a quando questo token esiste? Fino a qua. Fino a quando l'ordine non è stato concluso. Questo è un modo, ovviamente questa freccia qua va tolta, poi forse bisognerà un po' riorganizzare il disegno perché così è disordinato, è un modo che però forse percepiamo un po' contorto, no? Perché è contorto? Perché stiamo cercando di far convivere azioni che hanno numerosità diversa. Questa azione qui, la cucina, ne prendo una a caso, la cucina prende in carico l'ordine. Quante volte viene eseguita per ogni ordine? Una. Una per ogni token, il token passa di qui una volta, punto. È legato all'ordine. Invece il numero di volte in cui il cliente controlla l'ordine non è legato all'ordine. È legato alla voglia che ha il cliente di accendere quel sito e controllarlo. Non può non farlo mai, può farlo una volta, può farlo 17 volte perché è paranoico. O può eventualmente 2 giorni dopo la chiusura dell'ordine aver voglia di andare a vedere per ricordarsi quanto aveva pagato o cosa aveva ordinato quel giorno. Infatti tutti i siti di commercio elettronico vi permettono di andare a consultare gli ordini già consegnati che avete fatto in passato, ci mancherebbe, sono informazioni che hanno, non gli costa niente farvele vedere. Allora, questo ci fa dire che questa azione il cliente controlla l'ordine e viaggia su un token diverso dall'ordine. Su un processo diverso dall'ordine. Se ti chiedono, se ci sono stati 100 ordini, quanti token hai generato qua? 100. Se ti chiedono, se ci sono stati 100 ordini, quante volte i clienti hanno controllato gli ordini? Beh, da 0 a 100 a 100.000. Allora, questo ci suggerisce che forse il vero habitat di questa azione non è in questo processo in cui il token è l'ordine, ma in un processo separato, che può essere il cui token è libero, è semplicemente quando il token è l'utente verifica l'ordine.
Allora, se lo mettiamo in un token separato, in un processo separato, quindi che vive col suo token, non abbiamo il patema di dire ma devo fargli arrivare un token. E poi cosa devo fare se l'azione non viene eseguita? E se, come faccio a fargli eseguire più volte? Semplicemente avrò un poverissimo, piccolissimo diagramma dell'attività in cui ho solo questa azione qua, cliente controlla ordine, processo nasce, processo muore, finito lì. Ma vai, volevo andare su qua. Ok. E chi è il token di questo processo? L'utente consulta. Cioè, diciamo così, il token è un utente, un cliente si chiamava, pardon, compie una singola consultazione sul sito. Cioè, una singola per dire che ogni volta che lui si collega c'è un token nuovo, la 1, la 2, la 3, la 4. E visto che ogni volta che mi collego mi dà un token nuovo, non ho il problema di riciclarlo questo token e riportarlo su. Lo faccio morire, tanto poi me ne dà un altro nuovo. E quindi posso tranquillamente buttare via questa parte qui. No, buttato via troppo. E tornare a ricollegare tranquillamente il flusso principale. Perché tra questa gestione dell'ordine e la consultazione del sito non ci sono dipendenze di tipo logico-temporale. Sono indipendenti, sono slegate l'una dall'altra e quindi vivono meglio in due processi separati. Poi tutto si può fare, posso prendere questo come abbiamo fatto e forzarlo dentro un processo in cui il token non è suo, non è quello suo, diciamo così, naturale. Lo posso fare, ma come abbiamo visto ci complichiamo un po' la vita. Tra l'altro un processo di questo genere può servire per tutte le attività libere del cliente sul sito. Qui controlla l'ordine, uno potrebbe anche avere l'attività il cliente controlla il proprio profilo, ad esempio, oppure consulta le offerte speciali, cose di questo genere. Tutte le attività in cui il cliente va, guarda una cosa ed esce. Sono tutte attività che potrei mettere dentro questo processo qua con un grosso fork davanti che mi dà la scelta non deterministica, in cui il cliente quando è qua può fare ciò che vuole e dopo che l'ha fatto può fare un'altra volta qualunque cosa voglia all'interno del sito. Quindi se ci fossero altre cose in questo sito io le modellerei in questo modo. Tutta la parte informativa del sito la modellerei così. Il cliente controlla ordine, il cliente visualizza il profilo, il cliente, che ne so, consulta le offerte speciali. Sono tutte cose che viene bene modellare in questo modo. Quando il cliente salta in mente, lui può sempre fare una di queste cose. Non è vincolato al poterlo fare solo in un certo punto o solo un certo numero di volte rispetto al ciclo di vita dell'ordine.
Addirittura mi verrebbe da dire non tanto controlla ordine, ma controlla ordini. Mettendo un plurale, perché magari gli ordini in corso sono più di uno, oppure posso visualizzare non solo quello in corso, ma anche quelli passati. È più semplice e più generale. Ok, abbiamo dimenticato qualcosa a livello di processo? Direi di no. Tranne forse questa parte qui che avevamo accantonato all'inizio, dicendo se poi ci rimane tempo la andiamo a riprendere, in cui per ogni piatto il cliente può vedere nome, foto, descrizione, ingredienti, eccetera. Ma il fatto che il cliente possa vedere queste cose non compare nel nostro gestione ordine. Farà parte di questa prima azione. Quindi, se vogliamo, possiamo trasformare questa in un'azione complessa e chiederci come viene svolta. Allora, no, questo scemo di asse non ti permette di cambiare un'azione di un tipo in un'azione di un altro, quindi devo creare una nuova. E metterla al suo posto di tipo azione complessa. E già che ci siamo, facciamolo anche per l'altra, che era quella, abbiamo detto, di pagamento con carta di credito, no? Che ci sembrava ok, io ho dovuto fare copia e incolla, ma basta, in realtà voi su carta basta aggiungere il tridentino in basso. Questo prendiamolo anche come abitudine. Io l'ho fatto adesso per fare cose con gradualità, ma per istinto l'avrei già messo subito lì in attività complessa. Poi magari non la espando o non ho tempo di espanderla. Però perlomeno identifico, guarda che qua c'è ancora da pensare, non è tutto qua, è ancora complicato. Poi se ho tempo lo espando, se non ho tempo lo lascio indicato, ma comunque no, comunico, no, sto dicendo in questo modello, guarda questa cosa qua, sulla carta di credito dobbiamo pensarci bene come farla, non è semplicemente un'azione banale, perché avrà più passi al suo interno. Mentre invece decide di accettare, non ha più passi all'interno, è un'azione semplice. Pensando in avanti, questa si può concludere con un caso d'uso unico. Questa probabilmente no. Non so, dobbiamo vedere. Ok. Eravamo sui piatti, sulla scelta dei piatti. Allora, creiamo il processo, facciamo doppio clic qua sopra e ci facciamo creare un activity diagram dal nome lungo, cliente sceglie i piatti che comporranno un nuovo ordine. E qui adesso decidiamo come fa il cliente a scegliere i piatti. Essendo questa un'attività complessa, quindi l'espansione di un'attività complessa, non ha un token nuovo, ma prende in prestito il token dell'attività madre. Ok? Quindi, quando il token arriva qua, lo stesso token viene teletrasportato qui e inizia a viaggiare in questo processo.
Quando questo processo termina, il blocco di fine di questo processo corrisponde all'uscita qua dietro del token che poi continua sul processo padre. Quindi in realtà anche qua il token è lo stesso. In realtà non è, appunto, è il token precedente, lo stesso. E qui cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che l'utente scelga un piatto, quindi io gli visualizzo l'elenco dei piatti, lui ne sceglie uno, gli faccio vedere i dettagli, tutti i nutrizionali, i dati, gli ingredienti, eccetera, e se gli interessa lui lo inserisce nell'ordine specificandone la quantità e poi passa al piatto successivo. Facciamolo semplice così. Poi volendo uno può complicare, puoi modificare le quantità, puoi cancellare i piatti inseriti, eccetera, ma nessuno ci obbliga a farlo. No? Quindi possiamo vedere che il cliente visualizza l'elenco dei piatti, poi dato un piatto, dall'elenco il cliente ne sceglie uno, un piatto, e ne visiona i dettagli. Quindi da quell'elenco scelgo un piatto. Poi, se ho scelto il piatto, posso inserirlo nell'ordine oppure no. Quindi, il cliente inserisce il piatto nell'ordine specificando la quantità. Quanti di questi piatti voglio? E dopo che ho fatto questo, devo tornare su. Devo permettere al cliente di visualizzare di nuovo l'elenco dei piatti. Adesso lo abbozzo così, poi le modifico queste frecce, quindi non sgridatemi, perché così non vanno neanche bene. Non vanno ancora bene. L'idea generale è questa, no? Vedo l'elenco, dall'elenco scelgo un piatto, se questo piatto mi piace lo metto nell'ordine. E poi ovviamente posso tornare all'elenco, scegliere un secondo, eccetera. Cosa manca qua? Manca un po' di controllo che mi permetta, uno, di uscire. Come faccio a uscire? Arrivare al nodo terminale. Perché adesso qui ciclerei qua all'infinito. E due, al fatto che, per come è disegnato questo processo, una volta che ho visto un piatto sono obbligato a comprarlo, cioè a inserirlo nell'ordine. Invece no, una volta che ho visto un piatto posso decidere, infatti a parole l'ho detto, ma nel diagramma non c'è. Quindi questa parte di inserire nell'ordine lo devo rendere opzionale. Devo rendere opzionale, vuol dire, beh, molto semplice, lo inserisco tra due blocchi di scelta. Tac, tac. E quindi può darsi che dopo che ho visto un piatto decida di prenderlo, oppure può darsi che decida di non prenderlo. Quindi o scendo giù dritto, oppure lo scelgo. Sulla base di che cosa? Come fa questo rombo qua in alto, questo qui, a sapere se deve andare giù dritto o se deve andare a destra per permettere al cliente di inserire il piatto? E lo dovrà dire il cliente nel blocco precedente. Quindi nel blocco precedente il cliente
scelto un piatto dall'elenco, ne visiona i dettagli e decide se gli interessa. Se lo vuole, se lo vuole ordinare. Se lo vuole ordinare, allora glielo faccio ordinare, se no, tranquilli, amici come prima. Prima di un rombo, tu l'hai detto in modo un po', la parola sempre mi fa sempre... prima di un rombo devo essere sicuro che il sistema informativo abbia l'informazione sulla base della quale quel rombo può decidere. Il che vuol dire che o il sistema informativo la sapeva già da prima, se l'è appena calcolata o l'ha appena chiesta all'utente. Però quell'informazione deve esserci. Quindi quando vedo un rombo mi chiedo, ok, va bene, lui sceglie sulla base di questo, come fa lui a sapere se l'utente ha scelto o no, quando gliel'ha chiesto l'utente, quando ha acquisito questa informazione, vabbè, la faccio acquisire qua. O magari è sulla, un rombo è sulla base, se il preventivo è maggiore di 100 euro, allora fai uno sconto. Allora a questo punto è sulla base di un'informazione che lui possiede e non ha bisogno di chiedere all'utente. Però deve averla appena calcolata, deve avere tutti i dati in possesso per poterla calcolare. Io il rombo arrivo che ho già tutto pronto. Devo semplicemente, non so più, cioè quando tu sei in tangenziale, sei 140 all'ora, no 130 perché è il limite, vedi uno svincolo e lì devi decidere, non hai tempo di, ah adesso dove andiamo, cosa facciamo, è andato, è partito lo svincolo, ok? Dimmi. Però scusi, il sistema non sa quando il cliente decide. Il sistema non sa quando il cliente decide. Se vuole ordinare, non vede il sistema. Ah no? No, allora, attenzione, cosa vuol dire decide se lo vuole ordinare? Per il sistema informativo, che tu hai deciso che lo vuole ordinare, significa che tu hai premuto su un bottoncino in cui c'è scritto sì, lo voglio ordinare. Non significa che tu nella tua mente hai pensato che davvero lo vuoi ordinare. Però quindi questo... nell'azione successiva, il cliente inserisce il piatto nell'ordine. Non ti piace quello che inserisce, allora... specifica la quantità del piatto nell'ordine, va bene. Cioè in realtà quell'inserisce l'ha già fatto qua. Sì. Quindi il cliente. Allora a questo punto facciamo così, che il sistema informativo inserite il piatto nell'ordine e il cliente le specifica la quantità. Ci piace di più? È chiaro che poi qua quando farò l'interfaccia utente, questo blocco cliente sceglie un piatto, visione dei dettagli, eccetera, non so se sarà una videata oppure tre. Ci pensiamo poi. Però sono tutte cose che avvengono insieme contemporaneamente. Dimmi. In attività si possono mettere due soggetti diversi, il sistema e il cliente, cioè nella stessa. Ci sono sempre due soggetti, solo che il sistema c'è sempre anche se non lo scriviamo. Ok? Quello che conviene non mettere è più utenti diversi. Ok? Quindi sistema e cliente, anche qua c'è scritto il sistema. Il sistema permette al cliente di scegliere, non lo vedi perché è sottinteso, ma il sistema c'è sempre. Avere nella stessa azione due utenti diversi, il cliente fa una cosa e l'altro ne fa un'altra e che sulla cucina fa un'altra nella stessa azione non è vietato, ma è pericoloso perché un'azione o è compiuta o non è compiuta. Quindi so che non è ancora stata compiuta prima di entrare, so che è già stata completata dopo che sono uscito, in mezzo in realtà dovrebbe essere atomica la cosa, cioè o viene fatta o non viene fatta. Se io metto due attori diversi, questi o vanno in parallelo, oppure viene prima uno poi l'altro, ma a questo punto conviene fare un fork e un join e mettere ciascuno la sua azione.
Anche perché se lo volessi modellare con le swim lane non riesco. Però il sistema informativo c'è sempre, quindi è sempre uno dei due soggetti. Ok, ci manca ancora una cosa, la possibilità di uscire da qua. Giusto. E dov'è che posso uscire? Qui? No? Dopo, quando sono, quando il cliente ha visualizzato l'elenco dei piatti, quando è sull'elenco dei piatti, può decidere, va bene così. Non saprei dove altro metterlo, no? Prima no, perché non posso dire, vuoi ordinare qualcosa o no senza avergli fatto vedere l'elenco. Dopo neanche, non mi piace, perché vuol dire che l'avrei obbligato a entrare nei dettagli di un piatto per poter dire non mi interessa niente. Vede l'elenco, se lì non c'è nulla che gli piace può decidere di uscire. Oppure ha scelto, vede l'elenco, sceglie un piatto, magari lo ordina, poi ritorna all'elenco ed eventualmente ne sceglie un secondo. Oppure esce. Quindi vuol dire che nel ritorno indietro io ritorno a visualizzare l'elenco. E dopo che ho visualizzato l'elenco potrei decidere di uscire. E il blocco di terminazione lo metto qua, lo sposto più in qua. Ovviamente quando, questo vuol dire che quando il cliente visualizza l'elenco dei piatti può selezionarne uno oppure chiedere di uscire. Quindi possiamo specificarlo se vogliamo essere pignoli. Quindi nel caso in cui esca vado qua, nel caso in cui ne seleziono uno vado qua. Quindi permette di selezionare un piatto dopo che li ha visti tutti e decidere di ordinarlo dopo che ne ha visto il dettaglio. Facendo così, se siamo d'accordo su questo, mi salta all'occhio un caso particolare a cui non avevamo pensato. Se l'utente sceglie zero piatti, gli fa tutto schifo e non sceglie niente. Va bene, semplicemente abbandoniamo il tutto, no? Non lo possiamo fare qua, non lo possiamo abbandonare qui, qui siamo in un sottoprocesso, siamo in un'attività complessa. Quindi noi, il nostro compito qua è raccogliere un ordine, ok? Cosa dice il testo di questa cosa? Il cliente sceglie i piatti, ok? Ha scelto zero piatti. Se sceglie zero piatti è una cosa brutta, lo deciderà il processo grande. Processo grande che... dopo che ho fatto tutto questo, il cliente sceglie i piatti di tutti i miei giri, si chiederà
se ci sono dei piatti oppure no. Se i piatti sono zero, termina, altrimenti va avanti. Se il cliente non ha selezionato nessun piatto, il sistema non gli permette di andare avanti a fare altre cose. Così come se non ha accettato il preventivo, non gli permette di andare a pagare, ovvio. Una cosa del genere, adesso non mi accingerei a farla, ma dovremmo fare poi anche qua con carta di credito, anche qua, avremo poi un blocco di scelta dicendo che nell'attività complessa carta di credito, dove ho fatto tutte le verifiche, i controlli, alla fine ha pagato o no? Se sì, vado avanti, se no, beh, in quel caso magari ti permetto di riprovare il pagamento, anziché interrompere il processo, perché ormai è già confermata, non è che ti voglio proprio buttare via come cliente se è la carta di credito falsa. Sì, sì. La regola generale per la tua domanda che mi chiedi all'esame cosa devo fare se devo completare qualche cosa e non c'è scritto nel testo cosa devo fare in quel caso, siete ovviamente liberi di interpretarlo a modo vostro. Cioè deve essere ovviamente modellato tutto ciò che è scritto, descritto nel testo. Poi però ovviamente dei buchi ci sono sempre in qualunque descrizione, cioè non c'è, ma non è, neanche volendolo non si potrebbe fare un testo che non fosse, diciamo così, noiosissimo, che preveda tutti i casi possibili. Per cui quando stai modellando, come quando stai scrivendo un programma, a un certo punto dici, e qua come lo gestisco questo? Scegliete voi, no? Siete liberi di gestirlo come voi. In un caso reale, cioè se state facendo un progetto, un'analisi per conto di qualcuno che ve l'ha commissionata, a quel punto lì vi accorgete che c'è una scelta da fare che non è stata discussa col committente. Allora, nel caso più semplice, si alza il telefono e dice, senti, ma in questo caso qua, cosa fai? Oppure, ho pensato di fare così, va bene, poi magari si mette anche per iscritto, così non si sa mai, no? Che è stata fatta questa scelta di dettaglio. All'esame questa interlocuzione ovviamente non c'è, e quindi siete liberi di prendere la scelta che preferite, purché compatibile col testo dell'esame. Ok, siete anche liberi di liquidare rapidamente aspetti che magari di per sé sarebbero complicati, ma nel testo stesso sono liquidati rapidamente. Il cliente paga con carta di credito, il testo non si dilunga su quello, allora è inutile che andiamo a scervellare, inventare un meccanismo complicato che tanto comunque lo faccio va sempre bene, perché tanto il testo non mi chiede nulla di particolare su quello. Ok? Quindi io l'avrei consegnato così, lo scrivo così, faccio capire che è complicato, ma poi non te lo vado a dettagliare, perché tanto il testo non mi chiede nulla di specifico in quello. Va bene? Allora, ci facciamo un break, poi finiamo gli ultimi due punti.